Dovevi fare un bel suono, no, questa cosa. La mia trombetta rosa. Fa schifo, lui. Devi fartene una ragione. Ma comunque, ciao a tutti! Lui. E lei su me, e insieme siamo in me contro te! E guardate dove ci troviamo! Siamo in Sicilia, nella stanza di lui! La mia stanza, la mia stanzetta! Proprio questa mattina abbiamo preso un volo e da Milano ci siamo spostati in Sicilia, nel nostro bel paesino, perché dobbiamo compiere una missione. Come sapete, noi stiamo super attenti a quello che ci dite nei commenti. Leggiamo ogni singolo vostro messaggio e in tantissimi, ma dico in tantissimi, la maggior parte di voi ci chiedete solo una cosa: dov'è finito Ray? Così oggi abbiamo deciso di esaudire questo vostro desiderio e, udite udite, prenderemo Ray e lo porteremo a Milano con noi. Siamo davvero emozionatissimi. Per la prima volta il nostro piccolo cucciolo di Cocche Pipì prenderà l'aereo. Sarà bellissimo e super emozionante. Non sappiamo davvero quale sarà la sua reazione. Lui è abituato a prendere la macchina, quindi potrebbe essere tranquillo e non far nulla. Però sappiamo anche per certo che potrebbe abbaiare per tutto il viaggio. Ovviamente vi porteremo con noi per tutto l'intero viaggio, quindi vedrete ogni singolo passo della nostra palla di cacca e pipì. Cosa farà? Farà pipì in giro, sopra l'aereo? Abbaierà, piangerà? Non lo sappiamo. Intanto io direi che non potremo mai saperlo se prima non facciamo entrare la star di oggi. Quindi direi di dare il benvenuto alla nostra star del canale, Ray! Sveglia! Ray! Ho imparato a stare su due zampe. Lo fa ogni tanto. Piccolo cucciolo, sei pronto per la grande avventura di oggi? Rayino, ci sei mancato. Sei mancato a tutto il team Trote. Che cerchi? Ah, vuoi la pecorella? Tieni! Oh, è sempre un giocherellone con suo pennacchino che fa così. Nel frattempo che tu giochi, noi dobbiamo occuparci di cose più importanti, come ad esempio la tua valigia. Quindi andiamola a preparare. Ta-da! Questa è la valigia di Ray. Valigia che trasporterà anche se stesso. Wow, certo che è una cosa veramente fighissima. Immaginatevi se voi aveste una valigia per viaggiare, la quale trasporta anche voi stessi. Sarebbe fantastico, ma soprattutto super comodo. Ovviamente è azzurra, perché è il colore preferito di Ray. E lui, a differenza degli altri cani, adora stare qui dentro. Gli piace molto, perché ogni volta che si mette qui si addormenta e si lascia trasportare. Intanto andiamo a mettere la sua copertina preferita dentro il trasportino. Guardate qui, è piena dei suoi peletti e non l'abbiamo lavata appositamente affinché lui, in questa nuova casa, cioè la casa a Milano, non si sente troppo spaesato. Ma sentendo il suo odore in questa copertina, sentire a casa sua. La copertina è veramente veramente molto importante, perché vi ricordo che in aereo fa sempre un po' di freschetto e quindi sarà fondamentale per coprirlo. Successivamente abbiamo preso questa meravigliosa ciotolina portatile. Guardate qui, si chiude e diventa un cerchio giallo. Anche questo è fondamentale, perché ovviamente in aereo potrebbe avere sete, quindi la mettiamo qui un po' come se fosse un portachiave. Dopodiché c'è bisogno del guinzaglio, altrimenti scapperebbe e correrebbe via verso nuovi orizzonti. Lo arrotoliamo così per bene e lo mettiamo qui dentro. Ok. Dopodiché fazzolettini imbevuti e fazzolettini asciutti, nel caso facesse qualche bisognino in giro. Speriamo di no, ti immagini in aereo? Già sento la puzza. Croccantini e acqua non devono mai mancare, quindi anche questi verranno con noi. I suoi giochini preferiti, anche questi tutti usati, guardate, serviranno per farlo sentire a casa. Un impermeabile, tutto felpato di dentro, guardate che carino questo è il cappuccio, perché qui in Sicilia c'è il sole, ma a Milano fa freddissimo, quindi questo non può mancare. C'è scritto Team Spirit. No! Deve esserci scritto Team Trote! Ma che significa? Yeah, nini. Con tutte queste cose che stiamo portando, sembra proprio che stiamo per trasportare un bambino e non un cagnolino. Ma credetemi, il bello deve ancora venire, perché c'è ancora una cosa che porteremo con noi in aereo. Si trova all'interno di questo sacchetto. Porteremo con noi i pannolini! Ovviamente questi non possono mancare. Ray ormai ha imparato a fare la pipì e la pupù nel posto giusto, li fa fuori. Però quando si trova in una nuova casa, per segnare il territorio, alza la gambetta e
Quindi per evitare che ci manchi il parquet a Milano, abbiamo pensato di mettergli questi pannolini, così sarà veramente un piccolo bambino neonato. Infine l'ultima cosa super importante, la carta d'identità di Ray, ovvero il suo libretto sanitario con le vaccinazioni. Questo è fondamentale, altrimenti in aeroporto non lo fanno passare. Quindi noi ci siamo e siamo carichi. Ray c'è, la valigia è pronta, non ci resta che partire. Augurateci buona fortuna, mi raccomando. Aspettate, aspettate, prima di andare mi è venuto in mente di fare una cosa. Ho preso la figurina dei me contro te in cui c'è Ray, guardate che carino. La prendo e la vado ad appiccicare qui. Ray, adesso sì che puoi partire sicuro. Andiamo. Abbiamo superato i controlli e il nostro piccolo Ray finora è stato molto molto tranquillo. Libera! Ray, calma, calma, aspetta, non puoi scappare qui, calma Ray. Vuole scappare? Aiuto. Allora, aspetta. Ma ti immagini se scappa e va in giro per l'aeroporto? Mamma mia, noi che corriamo per tutto l'aeroporto. Ok, questi no, questi servono per la cacchina. Prendi questo, Ray, tra poco sarai libero. Zac. Ok. Mi raccomando, non fare pipì in giro, ok? Ancora siamo all'aeroporto di Palermo, ma tra poco ci imbarchiamo e voliamo a Milano. Che cosa fa Ray? Ray, non odorare la valigia, non vorrai mica fare la pipì sulla valigia. Siamo in aereo, ci siamo. Guardate qui, Ray. Sei finalmente a casa nostra, sei a Milano. È stato bravissimo. In aereo non si è lamentato neppure per un secondo. Inizialmente si lamentava un po' perché non capiva cosa stesse succedendo. Ma poi non appena siamo partiti si è messo a dormire e non si è svegliato più. Su su, ma non perdiamo altro tempo, dai, liberiamolo. Ray, ci siamo quasi, Ci siamo, yeah! Sei libero. Ray, sei a casa nostra, a Milano. Ray, piccolo, sei contento? Siamo arrivati! Sei in un'altra regione dell'Italia! Vuoi andare a esplorare? Quindi rimanete connessi sul nostro canale per scoprire tutte le avventure che vivremo col nostro piccolo cucciolo di Pala e Pipì! Siamo davvero super super felici che Ray sia qui, finalmente! Voi siete contenti? Scrivetecelo qui sotto nei commenti! Noi salutiamo Virginia Stroppiana Pinoso, che è l'avvocato di oggi, e mandiamo un bacione a tutti voi! A domani, ciao! Piccolino è un po' addormentato. Sì, stavi dormendo? Stavi facendo una bella pennichella?